Il programma è offerto da Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Bentrovati dalla piscina comunale di Palermo per una puntata speciale di Fil Rouge Rosanero Estate. Come vedete alle mie spalle parliamo di pallanuoto e parliamo dell'unica realtà di Palermo che nella prossima stagione, quella 2020-2021, giocherà un campionato di massima serie, il Telimar, che in questi giorni, ieri, oggi e domani, è impegnata in una 3 giorni di allenamento con la Pallanuoto Trieste. Sicuramente un test importante per la formazione di Gu Baldinetti, che affronterà proprio Trieste nella Coppa Italia. Coppa Italia che è prevista il 19-20 settembre con un quadrangolare che vedrà impegnato Telimar con Trieste, Metanopoli e la Raninantes Savona. Si giocherà a Savona, un quadrangolare sicuramente importante. Ne abbiamo parlato con il coach Gu Baldinetti, che sentiremo più avanti. Ricordiamo tra l'altro qual è il regolamento della Coppa Italia: 19-20 settembre si gioca il primo round, le prime due accedono al secondo round, che è in programma il 26-27 settembre, poi infine la Final Four è in programma dal 29 al 31 gennaio 2021. Diciamo 3 giorni di allenamento importante per il Telimar, che affronta una Trieste con grandi ambizioni di alta classifica. L'ha dimostrato anche nel mercato con un grande acquisto, quello del difensore Ivan Buljabicic, croato, campione olimpico, ha vinto tutto con la nazionale croata, olimpiadi, mondiale e europeo. È un test importante, vedete alle mie spalle le squadre si stanno riscaldando per la partita che disputeranno a breve. Telimar, che comunque parte anche quest'anno con grandi ambizioni dopo la salvezza arrivata l'anno scorso, anche grazie all'interruzione del campionato che non ha fatto disputare i play-out, ma ha portato alla salvezza tutte le formazioni che erano rimaste tranne l'ultima classificata. Parte adesso con un progetto quadriennale, ne abbiamo parlato con il presidente Marcello Giliberti nelle scorse puntate di Fil Rouge Rosanero. È stato un programma importante di 4 anni che in mezzo vede 2 Olimpiadi, quella del prossimo anno di Tokyo 2021 e quella di Parigi 2024. Programma importante, così come sono importanti gli acquisti che il Telimar ha fatto in questa sessione di mercato in vista dell'inizio del campionato. Uno di questi è Gianmarco Nicosia, portiere della nazionale di Sandro Campagna, che l'anno scorso ha vinto il mondiale in Corea. Andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni. Gianmarco, poche settimane ormai al via, pochi giorni al via della stagione, innanzitutto com'è stato l'impatto col mondo Telimar per te? Beh, sicuramente un impatto molto, molto bello e gradevole. Diciamo che Palermo e in particolare il Telimar mi hanno accolto veramente a braccia aperte. Diciamo che
Già mi sento a casa, è stato veramente fantastico scoprire Palermo in tutti i suoi angoli e particolarità, dal mangiare alla buona ospitalità e ai grandi compagni che ho trovato anche qui. Questo con Trieste già è un antipasto di quello che sarà la Coppa Italia, è sicuramente un test per arrivare pronti alle partite ufficiali. Beh sì, sicuramente stiamo giocando e stiamo ruotando contro una squadra di ottimo livello che ha fatto degli ottimi acquisti quest'anno, che punta anche in alto. Diciamo che non ci vogliamo far parlare dietro e stiamo cercando con grande entusiasmo e serietà di affrontare questi allenamenti per, nel miglior modo possibile. Ecco. Hai parlato di Palermo, com'è stato invece l'impatto col gruppo? Allora, il patto col gruppo, ho trovato dei ragazzi, per la maggior parte tutti i giovani e della mia età, molto diciamo affiatati. È un gruppo che ha bisogno di rivalsa e vuole puntare più in alto. Ha bisogno sicuramente da una spinta che Gu, il nostro allenatore, ci potrà dare. E sono molto positivo e lo siamo tutti quanti, sono super contento veramente. Queste quindi le dichiarazioni di Gianmarco Nicosia, come vi ho detto uno dei tanti acquisti che ha fatto il Telimar in questa sessione di mercato. Adesso noi ci prendiamo una piccola pausa, poi seconda parte di Fiorugia e Rosanero, restate qui dalla piscina comunale di Palermo, restate con noi. Prendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. C'è posto per tutti. Non rinunciate alle vostre vacanze. Riprendiamoci il mondo con il Tuareg Tour Operator. Segui le offerte sul sito e prenota presso la tua agenzia di viaggi. Il Tuareg Tour Operator. Tutto un altro mondo da godere. Eccoci dalla piscina comunale per questa puntata speciale di Fiorugia Rosanero Estate che stiamo dedicando al Telimar in questi tre giorni che noi stiamo seguendo dalla piscina comunale per questi allenamenti con Trieste, con la Pallanuoto Trieste. È stata invitata qui dal presidente Marcello Giriberti, è sicuramente un test importante, una delle avversarie come abbiamo detto anche in Coppa Italia in programma il 19 e 20 settembre. Campionato che invece inizierà il 3 di ottobre, andrà a giocare a San Donato Milanese il Telimar contro Metanopoli, poi l'esordio casalingo avverrà il 10 di ottobre contro la Rarinantes Florenzia e sarà un match che debutterà, segnerà l'arrivo tra le mura amiche della formazione allenata da Gu Baldinetti. Gu Baldinetti che è anche il nuovo coach del Telimar in questa stagione, tanto entusiasmo, tanta voglia di far bene, andiamo ad ascoltare le sue parole. Coach, Trieste è sicuramente un test precampionato per arrivare pronti ai primi match ufficiali. Sì, è un test importante, grazie alla disponibilità della nostra società che ha invitato qua a Trieste. Per noi era molto importante eseguire queste partite, sono le prime, penso anche le uniche che faremo prima della Coppa Italia e prima poi del campionato. Quindi sono molto soddisfatto di queste partite. Parlando della Coppa Italia, sarà subito un quadrangolare con squadre veramente toste e sarà forse il primo vero banco di prova per capire quale Telimar vedremo nella prossima stagione. Sì, tutte le partite sono importanti. In questo momento sicuramente Savona e Trieste sono avanti a noi. Quindi noi dobbiamo cercare di, quello che dico sempre ai ragazzi, noi dobbiamo cercare e ricercare il gioco. Noi se ci concentriamo su fare le cose che dobbiamo fare, che stiamo provando, ci vuole tempo prima che diventino automatismi, poi i risultati arriveranno. È chiaro che non è il tipo di gioco che facciamo, è un gioco un po' particolare, è un gioco che prevede il coinvolgimento di tutti i giocatori, sia in fase d'attacco che in fase di difesa. Basta che uno non lo faccia che inevitabilmente poi andiamo a prendere gol o a creare delle situazioni di pericolo. Quindi è un gioco che ha bisogno di un po' più di tempo rispetto magari ad altri.
però sono convinto che siamo sulla strada giusta. Non è il girone nostro, io non so chi li ha fatti i gironi, ma qualche dubbio ce l'ho, perché Trieste, la classifica dell'anno scorso, no, vabbè, sì, forse noi eravamo più bassi, però erano primo Recco, secondo Brescia, terzo Trigia, quarto Spormanaggio, quinto Savona, sesto Trieste. Uno va a vedere, Savona e Trieste si sono rinforzate molto, e fai un girone a quattro mettendo noi da Palermo e Liguria. Però anche questo è particolare, però va bene così, accettiamo. L'impatto invece com'è stato per lei con la realtà di Palermo? Ma molto positivo. Io conoscevo Palermo perché veniva a giocare qua l'anno scorso, ad esempio, con Sport Manager. Non avevo una conoscenza più così approfondita. Sono uscito qualche volta con i ragazzi, siamo andati in centro una volta a mangiare. Quindi Palermo è molto una città splendida, poi la zona di Mondello dove stiamo noi è meravigliosa, quindi molto positiva. Queste quindi le parole di Gu Baldinetti in vista dell'inizio della stagione del Telimar. Termina qui il nostro appuntamento speciale di Fiorruge Rosanero Estate. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 10. Torneremo nel nostro studio di Fiorruge TV con la rassegna stampa del nostro Francesco Cammuca. Appuntamento quindi a domani alle ore 10 con la rassegna stampa. Intanto a Giovanni Mazzolo, una buona serata.